Dio, se vuoi che io dica qualcos'altro, mi devi parlare in sogno, altrimenti dirò quello che mi sono preparato. Da premettere, Dio non mi ha mai parlato in sogno. Io non sogno proprio, sono talmente concentrato a dormire, ok? Quando riesco a dormire, che non perdo neanche tempo a sognare. Okay? Sogno quando sono sveglio, con IM Rev e tutto il resto. Scherzo, non ricordo i sogni, perché dicono che comunque si sogna, vabbè, se lo dicono loro. Che cosa è successo? Devo aver fatto un sogno, ma ricordo solamente una frase in questo sogno, ed era io che, non lo so, stavo parlando con Dio e lui mi diceva in questo modo: no, voglio che tu predichi un'altra cosa sabato, e questo è il titolo della predica. E io mi sono svegliato al mattino, in dormiveglia, no? Quando sei al mattino che suona la sveglia e pensi che sia il diavolo, mi sono svegliato e avevo il titolo della mia predica e il titolo di un'altra predica, il titolo di quella predica che avevo già preparato e il titolo, ed ero in confusione, dicevo: oh no, no, è successo veramente. E praticamente Dio mi ha detto, difficilmente, no, quasi mai, Dio non mi ha mai parlato così in sogno, usa altri modi con me, visioni o tantissime altre cose. E Dio mi ha detto: devi parlare ai ragazzi su come sentire e riconoscere la mia voce. E io stasera vi parlerò di questo, ma la cosa bella è che lui mi ha detto anche: e devi predicare iniziando a leggere 1 Samuele capitolo 3. E io voglio subito leggere con voi 1 Samuele capitolo 3. Cioè, come sono quando preparo le prediche, ma come qualsiasi altro predicatore, il vero problema o difficoltà, ma forse è sbagliato anche usare questo termine, non è preparare la predica, ok? Perché il sermoncino lo si può preparare, ma è riuscire a centrare quello che c'è nel cuore di Dio. E mi ha emozionato perché ho pensato: Dio, ma quanto sei interessato a noi, tanto da stravolgere dei piani umani o da stravolgere delle prediche umane o dei discorsi umani, perché tu possa dirci quello che tu vuoi. Quindi ti chiedo di stare molto attento stasera per quello che Dio vuole dirci e quello che ha già detto a me. Oggi non esiste più una voce ufficiale della verità, in realtà. Ingoiamo tutto quello che ci viene propinato, ok? Ormai siamo, parlo al plurale per generalizzare, siamo i maghi della condivisione delle bufale. Okay, a volte ci sono delle robe che vengono condivise da migliaia di persone e poi vai a scoprire che qualcuno un po' più saggio ha scritto: guarda che questa è una bufala. Perché ormai prendiamo tutto quello che ci capita e condividiamo, prendiamo tutto quello che ci capita sotto mano e pensiamo che quella roba sia verità. E in mezzo a tante voci, a tanta gente che dice la propria opinione, ho sentito Dio che diceva proprio questo, ed era interessato, mi diceva: voglio che i miei ragazzi possano imparare a sentire la mia voce e a sentire la mia opinione prima delle opinioni degli altri. E questo è quello che Dio vuole far capire stasera alla tua vita. In secondo Timoteo c'è scritto: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina per prurito di udire. Fai alla persona che è a fianco a te così. Scherzo, non sia mai dovesse avere un po' di cerume e ti rimane il dito incastrato dentro. E poi c'è scritto: si cercheranno maestri in gran numero. Vediamo se qualcuno è rimasto incastrato. Si cercheranno, sentite, maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Alla gente piacciono le favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta la sofferenza, svolgi il compito di evangelista e adempi fedelmente il tuo ministero. Questo è quello che Dio vuole dirci stasera. Avete 1 Samuele capitolo 3?
Perfetto, leggiamolo insieme, seguiamolo. Il piccolo Samuele, che poi in realtà non era tanto piccolo, perché era un poco più grande di un adolescente, non era più un bambino, quindi storicamente aveva comunque un'età che andava sui 15-20 anni. Serviva il Signore sotto gli occhi di? La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo, Eli, la cui vista cominciava ad intorbidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. E la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel Tempio del Signore, dove si trovava l'Arca di Dio. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose... Poi corse da Eli e disse: eccomi, perché tu mi hai chiamato. Ed Eli rispose: io non ti ho chiamato, torna a dormire. Ed Eli se ne andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò e andò da Eli e disse: eccomi, perché tu mi hai chiamato. Ed Eli rispose: figlio mio, io non ti ho chiamato, ritorna a dormire. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore, la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta ed egli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, perché tu mi hai chiamato. Ed Eli comprese che il Signore chiamava il bambino ed egli disse a Samuele: va a coricarti se sarai chiamato ancora e dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: parla, poiché il tuo servo ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà ne avrà intonati tutte e due gli orecchi. Leggiamo fino a qua, è bellissima questa storia. Quando sono andato a vedere Primo Samuele capitolo 3 ho detto: Dio, tu sei veramente fantastico, tu sei straordinario. E vorrei darvi alcuni principi stasera per riconoscere la voce di Dio. Chi è interessato a questo? Io ero molto interessato, ho detto: Dio, tu mi hai dato il titolo, ma mi devi dare anche il resto. Ok? Non te la puoi svignare in questo modo, è bravo, ti do il titolo. No, mi devi dare anche il resto. Principi per riconoscere la voce di Dio. Il primo principio lo troviamo, cerco di andare molto velocemente perché sono bellissimi questi punti, nel primo verso. Che dice così: il piccolo Samuele serviva il Signore, dove? Sotto gli occhi di Eli. Il primo principio, il primo, cioè all'inizio del primo capitolo, per imparare a riconoscere la voce di Dio, è il principio della sottomissione. Sembra una cosa brutta, alcuni quando sentono questo nome hanno delle varie manifestazioni, però... è un principio importantissimo che Dio lo mette subito nel primo verso. E è interessante la storia di Samuele perché lui viveva a fianco ai figli di Eli, ok? I figli di Eli facevano una vita da credenti di facciata, in realtà stavano lì nel tempio, facevano i servizi, ma poi ne combinavano di tutti i colori e facevano delle robe davvero brutte all'interno del tempio. Quando la gente andava ad offrire dei sacrifici, loro infilavano il forchettone, si prendevano la carne prima che la carne iniziava a cuocere, e offendevano la gente e offendevano anche Dio. Ed Eli non ha mai detto niente a questi figli, ma la cosa bella è che Samuele non si è mai contaminato con loro, mai.
Sento a volte alcuni ragazzi, ma tu non sai con chi sto, tu non sai l'influenza che io ho a scuola, tu non lo sai, nella mia famiglia è così, 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 ci sono i miei parenti che fanno determinate cose. Samuele riuscì a non contaminarsi mai, nonostante aveva vicino delle persone, naturalmente è una situazione particolare, che facevano totalmente il contrario di quello che dovevano fare. E quello che mi ha... E il modo in cui Dio ha parlato al mio cuore è questo: la reale sottomissione ti protegge davvero. La reale sottomissione ti protegge davvero. Samuele aveva messo la sua missione sotto quella di Eli. Lui aveva detto: Eli, io desidero, la mamma in realtà l'aveva messo sotto la missione di Eli, io desidero che tu possa proteggere mio figlio. E Samuele accettò con tutto se stesso di vivere sotto Eli e farsi proteggere in tutto e per tutto. E non giudicò. Lui non ha mai giudicato. Ma hai visto quelli lì? Ma ti rendi conto? I figli di quello che dovrebbe proteggere me fanno questa roba qui. No, io vado via, faccio io le cose come si deve, questi predicano, parlano di Dio e poi fanno questo. No, Samuele non giudicò mai, non criticò mai. Samuele era lì e secondo me nel suo cuore c'era questo pensiero: io so che Dio regna nella mia vita, io so che Dio regna e sarà Lui a fare qualcosa se vorrà fare qualcosa. Ancora non gli era stata rivelata la parola di Dio. E anche se nell'ignoranza, Samuele non giudicò mai e si protesse sotto la reale sottomissione. Ora voglio parlarvi, prima di passare all'altro principio, delle caratteristiche di un buon ascoltatore, che possiamo trovarle qui, in Samuele. Mi piace perché Samuele, una delle sue caratteristiche, quindi la prima caratteristica di un buon ascoltatore è l'ubbidienza. Un buon ascoltatore è ubbidiente. Sapete quando Dio ha chiamato Samuele? Che ora erano? Era poco prima dell'alba. Perché qua dice che la lampada, ok, il candelabro d'oro che era nel luogo santo si accendeva al tramonto fino all'alba. Quindi qua dice la lampada era ancora accesa, quindi Dio chiamò Samuele poco prima dell'alba. E la Bibbia dice che Samuele corse da Eli, un po' come quando facciamo noi, quando suona la sveglia per il nostro tempo personale, ok? Uguale, suona alle 7, noi, devo fare il tempo personale. Alleluia. Ok, è un po' così. Lui, io mi sono immedesimato in Samuele. C'è qualcuno, gli dice: Samuele. E Samuele, poco prima dell'alba, cioè nella parte migliore del sonno, ragazzi, dove la gente, se tu svegli qualcuno a quell'ora, diventa aggressivo, ok? Esce il vecchio uomo, non c'è più, non è, in quell'ora non sei cristiano. E qualcuno chiamò Samuele e lui corse da Eli. E io ho detto: Dio, dovrei correre di più. E corse da Eli. Lui era una persona ubbidiente. Appena Eli lo chiamò, lui pensava che fosse Eli, quindi lui appena sentito il suo nome è andato subito da Eli per dire: Eli, nel principio della sottomissione, hai bisogno di qualcosa? Mi hai chiamato? Non è un problema. Forse mi hai chiamato mentre dormivo? Non è un problema. Io ho scelto di ubbidirti e di vivere in sottomissione alla tua missione. Non è meraviglioso? Pochi amen. Forse perché era prima dell'alba. E un buon ascoltatore è disposto ad ascoltare e a cambiare posizione. Se vuoi iniziare a sentire la voce di Dio, o se la vuoi iniziare a sentire in maniera diversa, e poi capiremo in che senso, devi iniziare a scomodarti un pochettino. Non puoi, a me è successo un po' di volte, in cui ero talmente stanco che ho detto: pregherò stesso sul letto, ok? Pregherò stesso nel letto, però dicevo: Dio, questa volta durerò più di 5 minuti. E tu ti stendi nel letto con tutti i tuoi buoni propositi,
E mia moglie potrebbe pensare che è un altro dono delle lingue in quel momento. In realtà non russo neanche, però in quel momento, mentre parlo le lingue, ti escono poi lingue angeliche in quel momento. Lui cambiò subito posizione, non si fece problemi, corse. E la prima volta, non si è messo a correre nelle altre volte, perché era già sveglio. Basta. Lui era talmente disposto ad ascoltare che subito cambiò posizione. Io non lo so come è posizionato il tuo cuore. Io non lo so se in questa sera Dio parlasse al tuo cuore, tu come reagiresti? Dio ha qualcosa per te stasera. E io credo che ci sono alcuni che stanno, la cui lampada si sta spegnendo. E ci sono molte persone qua dentro la cui presenza di Dio sta iniziando a spegnersi. E Dio ti sta avvisando stasera e ti sta dicendo: io desidero ancora che tu possa sentire la mia voce. Non permettere a tutto quello che stai facendo, servendo me, non permettere che tutte queste cose ti impediscano di sentire la mia voce. Perché anche i figli di Eli servivano dentro, lo facevano in maniera sbagliata, ma erano incapaci di sentire la voce di Dio. E poi un buon ascoltatore, oltre ad essere ubbidiente, oltre ad essere disposto ad ascoltare, a cambiare posizione, è paziente. Non so a quanti di voi, se qualcuno vi ha mai chiamato 3 volte durante la notte facendovi alzare. Io so, è brutto a volte quando mentre stai dormendo qualcuno ti dice: ehi, per favore, ho bisogno di questo, per favore. E no, neanche ti chiede, ti chiama per nome. Se qualcuno mi chiama per nome, ok, cioè se mia moglie mi chiama per nome, io non è che la prima cosa che faccio è mi alzo e mi metto a correre da lei, ok? Mi deve dire: mi vai a prendere, amore, per favore, mi vai a prendere questo? Amore, la borsa dell'acqua calda, sto male. E sento lo Spirito Santo che mi fa: come Cristo ha amato la Chiesa. Ok, amore, vado a prenderti la borsa dell'acqua calda. E inizia a scendere. Prima di scendere le scale, non so quanti di voi abbiamo un loft, cerco di svegliarmi perché ho paura di cadere, perché in quel momento sei semi addormentato e hai paura di cadere. E Samuele continuò ad andare da Eli senza lamentarsi, non disse assolutamente nulla, continuò ad andare e non reagì in Maromolo, è andato da Eli: che vuoi? Allora la prima volta va da Eli: ho visto che mi hai chiamato. No, non ti ho chiamato, mi sono svegliato, vai a dormire. Ok, sente di nuovo il suo nome e lui scappa da Eli. Eli, mi ha chiamato. Ho detto: mannaggia. Eli, no, non ti ho chiamato. Sicuro? Sì, non ti ho chiamato. E Samuele, controllato dallo Spirito Santo, torna a dormire. La terza volta non corre più. Samuele, ora se non mi ha chiamato e mi sta prendendo in giro, io... Eli? Eccomi! Mi hai chiamato? Nella Bibbia non ci sono i toni di voce, eh? Secondo me sono così. Mi hai chiamato? Egli ha capito. Se io mo gli dico di no, mi ammazza. Quindi ora faccio così, gli dico che era Dio. Senti, Samu, non ti avvicinare così tanto. Stai tranquillo. Probabilmente aveva un'arma in mano, non c'è scritto. Ok? Probabilmente. Mi hai chiamato? Samu, non sono stato io, meglio di me. Non ha, per non dire la bugia, non ha detto Dio, ha detto: se ti chiama di nuovo,
di parla, perché il tuo servo ascolta. Quello c'aveva esperienza, Eli. Parla, perché il tuo servo ascolta. E Samu è andato di nuovo a dormire. E poi guardate, un'altra caratteristica è la sua fedeltà. Ed Eli disse a Samuele: va a coricarti, e se sarai chiamato ancora, dirai: parla, Signore. No, l'ha detto Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Io credo una cosa, che nella Bibbia niente è scritto a caso. E io, perché mi medesimo, e poi magari voi non fate così, al posto di Samuele sarei rimasto fuori la stanza di Eli, dicendo: mo non mi frega più. Così, vediamo se mi chiama. Vediamo, parla così il tuo servo ascolta. Mo che entro, gli faccio vedere io, parla che il tuo servo ascolta. Mo gli dico: silenzio, che mo parlo io. E io sarei rimasto fuori la stanza di Eli, così. E mo chi dorme più? È tre volte che mi hai chiamato. E invece no, Samuele andò di nuovo a coricarsi al suo posto. E questo mi fa pensare alla fedeltà. Se vuoi veramente ascoltare e sentire la voce di Dio, Dio parla a persone fedeli. Dio, una volta ho fatto una predica con il titolo Effetto Boomerang. La benedizione di Dio ha l'effetto boomerang. Ritorna, tu devi rimanere fermo in quella posizione, lì dove l'hai chiesta, ed è lì che ritornerà la benedizione. A volte ci stanchiamo perché non riceviamo quelle benedizioni o quelle promesse che Dio ci ha fatto secondo il nostro tempo, e ci spostiamo. Ok? Ci spostiamo di posizione dicendo: vabbè, qui Dio non risponde, magari faccio quest'altra cosa lì, e perdiamo quella benedizione perché abbiamo perso l'effetto boomerang della nostra benedizione. Quindi un buon ascoltatore è un ascoltatore fedele. Dio cerca fedeltà. Guardatevi in giro, non esiste fedeltà. Tutti vanno con tutti, la gente lascia e abbandona gli amici, è difficile anche trovare degli amici, delle persone disposte a dare la propria vita per te. È difficile a volte essere guardate in giro, si vedono delle robe assurde perché molti non vogliono assumersi la responsabilità. Samuele si era assunto le sue responsabilità, ha detto: non importa, io ubbidisco a te perché io sono sotto la tua missione, mi sottometto, tu mi hai detto così, non importa, se tu mi richiamerai per 4, 5, 6 volte, io verrò, perché ho deciso di ubbidire e ho deciso di essere fedele. Amen. Questo è la persona, questo è un buon ascoltatore. E poi vediamo che il secondo principio, dopo essere sottomessi, è conoscere Dio e sapere che Lui ha a parlarti. Samuele non sapeva che era Dio a parlargli. Guardate nel verso 7. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era stata ancora rivelata. Alcuni non sanno che è Dio a parlare perché non conoscono Dio. Probabilmente, se sei qui per la prima volta, non riesci a riconoscere che è Dio che ti sta dicendo queste parole usando delle persone mentre cantano, mentre chiacchierano con te, mentre qualcuno parla da questo palco. Poi tu darai il cuore a Dio e dirai: è incredibile come Dio ha iniziato a circondarmi. Prima volevi ucciderle quelle persone, ok? Magari sei venuto qui ateo e questa persona è ancora viva qui, come il nostro Vitor, e tu non sai, non ti rendi conto che in realtà è Dio a parlarti. E perché non senti la sua voce? Perché non lo conosci e non ti rendi conto che è Dio che ti sta parlando in quel momento. È come quando io sono arrivato qui e ho compreso, quando magari molti di voi hanno dato la vita a Gesù e avete compreso come Dio vi ha salvato da tante cose. Vi ha salvato da quella situazione con quel ragazzo, con la nonna, con la suocera, con l'amico, con lo zio, e vi rendete conto che ma io sono vivo veramente grazie a Dio. E terzo principio: primo, essere; secondo, conoscere Dio. Terzo principio lo troviamo
al verso 8 e 9, quando dice che Samuele andò da Eli ed Eli gli disse: se lo sentirai ancora una volta, di in questo modo. Il terzo principio è l'importanza di avere una guida spirituale, è l'importanza di avere un mentore. E io ho detto: ma Dio, no, è impossibile che tu in questa storia mi stia parlando di un mentore. Cioè sembra, guardate qua. Eli gli disse: fai così. Io ho iniziato a ipotizzare: Dio, scusami, tu sei Dio. Avresti potuto parlare a Samuele dicendo: Samuele, io sono Dio. Mazza, Eli, mi hai chiamato? L'avrebbe potuto fare. Perché? Perché non lo ha fatto? Ho detto: Dio, perché non hai fatto questo qua? E lui mi ha detto: io stabilisco i principi e io sono il primo a rispettare i miei principi. Quindi Dio che cosa ha fatto? Ha fatto in modo che fosse Eli, la guida spirituale di Samuele, a dirgli in che modo doveva muoversi. E questa è una roba veramente bellissima. Io ho ipotizzato, ho iniziato a immaginare Dio mentre chiamava Samuele: Samuele! E mentre Samuele andava da Eli, Dio, la prima volta ci sta. Dio era anche là da Eli. Mi raccomando, vai a dormire. Mamma mia, che scena. Samu si era svegliato, si rimette a letto. Dopo qualche minuto, Dio: Samuele! Ed Eli subito si alza e va da Eli. Dio. Cioè, Dio stava facendo i rispetti a Samuele. Dio stava facendo il rispetto a Samuele. E va bene la prima, e va bene la seconda volta. La terza volta, secondo me, Dio ha dovuto chiudere il collegamento cielo e terra, perché si stava mettendo così tanto a ridere che ha detto alla regia: regia! Poverino, mamma mia. E immagino magari gli angeli: ma perché lo stai prendendo in giro? Vabbè, fammi divertire un po', poi lo devo usare, poi deve fare la persona seria, fammi divertire un attimino. Fino al momento in cui la sua guida spirituale gli ha detto: nel momento in cui senti qualcuno chiamarti, di parla, perché il tuo servo ascolta. Non sottovalutare, ok? Il fatto di avere un mentore è una guida spirituale. Molte volte si inneggia alla grazia, ok? Parlo non solo a livello biblico o cristiano quando parliamo, ma la grazia, il concetto di grazia esiste solo sotto un'autorità. Fuori l'autorità non c'è grazia, puoi fare quello che vuoi, ok? Solo l'autorità può concederti la grazia. E molti invece vogliono vivere fuori dall'autorità pensando di avere grazia, ma non è possibile. È un'autorità civile che ti concede grazia, ok? Ti do la grazia, ok? Ma fuori non esiste grazia nell'anarchia. Molti vogliono fare la rivoluzione, non è essere anarchici, ma è saper davvero rispettare le regole. E voglio leggervi alcuni versi riguardo il sentire la voce di Dio. In Giovanni 10, che dicono in questo modo: in verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile e delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Wow. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Immagino Gesù e gli cadevano le braccia. Qui, quando parla del pastore e delle pecore, dovete immaginare un ovile con tante pecore. Le pecore non solo di un pastore,
ok? Ma le pecore di tanti pastori. Quindi non è che un pastore andava e apriva il cancelletto e faceva uscire le sue. C'era una marea di pecore in questo ovile, in questo recinto, che alcune erano di un pastore, altre erano di un altro pastore, altre erano di un altro pastore ancora. Per questo dice nella Bibbia che le pecore riconoscono la voce del pastore. I pastori medio orientali, per chiamare le pecore, facevano dei suoni particolari, ok? In modo le loro pecore, la pecora di questo pastore, era talmente abituata a questo suono che appena sentiva questo suono usciva dall'ovile e seguiva quel pastore lì. Non lo so che versi faceva. Cri, cri, cri. No, faceva qualsiasi suono e la pecora era talmente abituata a quel suono che usciva tra tutte le altre pecore che appartenevano ad altri pastori e seguiva quel pastore in particolare. Questo significa che le pecore sentono e riconoscono la voce del proprio pastore. Mentre, che cosa fa questo pastore? Chiama le pecore per nome, ok? Chiama le pecore per nome e dice: Paolo, Loide, Stefi, Romi, Onorio. No, Onorio non è una... No, poi chi ha, non ne fa parte del mio... Poi, e chiamava per nome, ok? Magari ci sono due Onorio. No, Onorio tu, Onorio l'altro. Li conosce singolarmente per nome. Per nome, vi rendete conto? Questo chiamava le pecore per nome. Questo, Gesù ci chiama per nome. E diversamente dagli altri pastori che si mettono o al lato, non so se avete mai visto Super Quark, al lato oppure dietro il gregge, perché davanti magari vanno i cani da pastore, questo pastore si mette davanti e le pecore iniziano a seguire questo pastore. Sapete perché vi dico questo? Perché c'è scritto questo, perché noi crediamo nella guida tramite l'esempio. A volte si dicono tante parole, ma noi crediamo nella guida tramite l'esempio. E Gesù si mette davanti a noi, ognuno di noi, come guida, magari di qualcuno come mentore, si può mettere davanti a questa persona e può dire, come diceva Paolo, fai come me. Io a volte dico, mamma mia, che responsabilità si stava assumendo Paolo. Siate miei imitatori. Non dice, alcuni dicono, e mi raccomando, devi essere come Gesù. Ma perché non dici come Paolo? Ehi, devi essere come me. Perché dici, ma se questo è come me, ragazzi, cambiamo chiesa, che qua succedono guai. E voglio farvi ora vedere un esempio di quello che significa sentire la voce del nostro pastore. Dov'è Carolina Chatouche? Vieni Carolina. Imbavagliate Carolina. Aspetta, aspetta Carolo, imbavagliala lì che ora vengo io e porto io Carolina dove devi andare. Ok. Ci vedi Carol? Ora? Ok. Va bene? Vieni con me. Oh, attento. Qua. Dove sono i pastori? I tre pastori. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Casche? No? Niente. Ok. Perché ridi? Ti faccio ridere? Sì. Ok. Bene. Ora ascolta la voce del tuo pastore. Prego. Thank you.
Dai, pastori! Potete osservare, vai, picchiate, violenti! Non toccatela. Promettetegli il mondo. Portatela sul pinnacolo del tempio. L'ha detto, eh? Shatush. Meglio che non corri. Un applauso a Pecorella, Shatush, Carolina, Romy e gli altri pastori. Grazie, caro. Vedete, perché Carolina ha seguito solo una voce? Lei è... perché una femmina ha seguito la voce della persona di cui si fidava. In tutte le voci che tu senti attorno a te, in tutte quelle influenze che ci sono attorno a noi, tu di quale voce ti fidi? Di quale opinione ti stai fidando? Ora abbiamo fatto questo esempio che probabilmente potrà sembrare molto semplice, probabilmente banale per alcuni, ma nel momento in cui ti trovi a scegliere tra destra, sinistra o venire davanti, tu che cosa fai? C'è gente che svalvola nel momento in cui deve prendere delle decisioni perché non sa quale decisione è quella giusta, perché non riesce a sentire la voce del proprio pastore. E ora voglio darvi solo alcuni consigli e poi terminiamo del perché non riconosciamo e non sentiamo la voce di Dio. Qualcuno potrà dirmi: pastore, ma io non sento nulla, pastore, io non sento niente. Altri sentono proprio le voci, ma quello è un altro discorso, ok? Quello poi vi mando in clinica, però è qua si tratta: pastore, io non sento nulla, non capisco come mai. E ho individuato alcuni dei problemi che ci impediscono a non sentire, a non riconoscere la voce di Dio. Uno di questi sono i calli spirituali. Io li chiamo i calli spirituali. Quando ti esponi per così tanto tempo a delle situazioni negative nella tua vita, quando tu ti esponi per tanto tempo al peccato, quella sporcizia e quella puzza diventa così normale per te che ti ci abitui. E diventi così abituato a vivere quella situazione e quel peccato che diventa un callo. Non ti fai più male. Diventi totalmente insensibile. Magari vieni in chiesa, fai tantissime altre cose, ma in quell'area lì sei insensibile. Ti possono parlare, ti possono dire guarda che sbagliato, ma tu sei insensibile. Ormai avete, non so quanti di voi hanno mai avuto un callo, hanno mai pestato un callo. Non ti fa male, perché è pelle morta. E ci sono a volte delle aree nella nostra vita che il peccato uccide e le rende completamente morte. E questo ci impedisce di sentire la voce di Dio. E ci impedisce di riconoscere la sua voce. Perché? Per quale altro motivo non riusciamo a sentire la voce di Dio? Non possiamo sentire la voce di Dio finché dipendiamo dalla voce di un uomo. Alcuni non vogliono essere esaminati, vogliono soltanto essere benedetti. E ascoltano per ore prediche di tantissimi pastori, evangelisti o insegnanti. Non sto dicendo che è sbagliato, però non si fermano magari realmente a leggere la Bibbia e capire quello che Dio vuole dire alla loro vita in maniera particolare. A volte c'è la rincorsa alla parola profetica. Perché Dio non può parlarti. Dio non può parlare anche a te
direttamente, anzi Dio sta cercando te direttamente per parlarti, per dire stasera Dio vuole parlare con te, sta dicendo voglio parlare direttamente al tuo cuore, non voglio usare altre persone, o forse in questo momento sta semplicemente usando me come canale per dirti voglio parlarti direttamente, direttamente a te. È un po' come il popolo di Israele quando voleva che Mosè parlasse per loro a Dio e non voleva andare direttamente a Dio. Il popolo di Israele non aveva paura di sentire la voce di Dio, ma aveva paura di quello che stava dicendo, quello che Dio stava per dire loro. A volte abbiamo paura di sentire la voce di Dio perché ci preoccupiamo di quello che Lui ci sta dicendo. Tante volte conosciamo già la risposta e non vogliamo andare da Dio perché sappiamo che Lui ci dirà, ehi, guarda che stai sbagliando. E allora dici, no, non prego stasera. Non prego. E man mano che non preghi, inizia a crescere il callo spirituale, perché diventi completamente insensibile a quell'aria lì. Altre volte, invece, non riusciamo a sentire la voce di Dio, perché preferiamo ascoltare Dio da dietro la porta. In Apocalisse c'è scritto, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo verso a volte viene interpretato parlando dei non credenti, ma in realtà non si riferisce ai non credenti. Si sbaglia quando si riferisce a questo versetto non credenti, parla proprio alla chiesa di Laodicea, se non sbaglio, e dice, se qualcuno ascolta la mia voce, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, lo stava dicendo a quelli che si erano messe le vesti bianche, il collirio, a quelli che si stavano appartando e si stavano santificando, a queste persone sta dicendo, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io cenerò con lui. E a volte lo Spirito Santo si dice, sai perché non stai sentendo bene la mia voce? Perché mi stai tenendo dietro la porta e quindi non riesci veramente a realizzare quello che io ti sto dicendo. Dio parlami, ci sto provando, ma devi aprire, perché se qualcuno è dietro la porta, hai visto? Ho perso la voce, potevi aprire la porta. E in questo modo possiamo parlare direttamente, faccia a faccia. Non è più semplice? E perché non apri? Apri la porta. Apri la porta. Ah, ma Dio, Signore, tutto quello di cui ho bisogno è solo un piccolo consiglio. Non voglio chissà cosa, voglio un piccolo consiglio. Aiutami a capire se è la donna della mia vita. Dio, aiutami a darmi direzione. Dammi direzione per il lavoro. Io ho solo bisogno di che tu mi dia indicazioni e voglio che tu possa aprirmi le porte. Voglio capire se sto agendo bene o sto agendo male. E Dio ti dice, ok, io posso mandarti. Potete far scendere Ludo dal palco. Ascoltatemi, non perdete quello che Dio vi sta dicendo. E Dio vi dirà, vuoi una risposta? Io te la posso dare. Desideri sapere se è la donna della tua vita? Non è un problema, farò in modo che tu possa riconoscerlo. Oh, ti mando un profeta, così te lo dice. Vuoi una risposta per il lavoro? Tranquillo, ti aprò le porte, ti faccio andare dove tu desideri in questo momento. Ma in questo modo non avrai me. Mi stai chiedendo cose, mi stai chiedendo risposte, ma non stai chiedendo me. Siamo così impegnati a chiedere cose, siamo così impegnati a chiedere direzioni, siamo così impegnati perché la nostra situazione economica è messa in questo modo, perché probabilmente viviamo a casa una situazione brutta, che ci dimentichiamo di cercare Dio. In persona.
La verità è che Gesù vuole darti di più. Abbiamo scherzato insieme, abbiamo parlato, ma Gesù vuole darti di più. Lui è qui per dirti: io voglio intimità con te. Non sono il genio della lampada che ti dice solo quello che devi fare, quello che non devi fare. Io non sono questo, voglio avere intimità, voglio, desidero che tu possa ascoltare la mia voce. E tanti trattano Dio come se fosse quella persona che dice soltanto quello che deve essere, quella persona che dà soltanto il cibo ai bambini affamati in Africa, quella persona che risolve questa situazione, quella persona che mi dà pace, quella persona che risolve il matrimonio ormai distrutto tra mio padre e mia madre, quella persona che... E ti dice: ma dove sono io nella tua vita? Desideri solo le soluzioni. Io penso che Dio stia cercando di parlare a molti di voi, ma un po' per i calli spirituali, non sottovalutarli. A volte il peccato nella nostra vita ci impedisce di sentire Dio. Alcune volte invece sentiamo Dio, ma preferiamo ascoltarlo da dietro la porta, solo da dietro la porta. Altre volte delle influenze ci impediscono di concentrarci su di Lui. Probabilmente la tua situazione familiare, la tua situazione al lavoro o problemi relazionali. Mi viene in mente ora la storia di Bartimeo. Lui era cieco e non riusciva a sentire Gesù, non sapeva in quale momento preciso Gesù stava per arrivare. E chiamò, io immagino che Bartimeo chiamò una persona: ehi, senti, lui era per terra. E l'unica cosa che stava sentendo erano le persone che passavano, tutte le persone che lì su quella terra respirava la polvere mentre la gente correva verso Gesù, e lui non sapeva da dove stava arrivando Gesù, non riusciva a comprenderlo, sentiva soltanto i cavalli che camminavano, andavano da quella parte, poi altri cavalli andavano da quella parte, e ha iniziato a chiamare una persona, ha detto: ti prego, mi puoi far sapere quando Gesù è qui vicino? Io non riesco a sentirlo, io non lo sento. Ci sono delle cose nella mia vita che mi stanno impedendo a sentire Dio. E Bartimeo ha chiesto aiuto. E nel momento in cui la folla stava iniziando a gridare, perché la folla era entusiasta di tutto quello che stava succedendo, Gesù si avvicina e la persona che era a fianco a Bartimeo gli dice: Bartimeo, eccolo, ecco Gesù. E Bartimeo dice: ehi, sicuro che è Gesù? Sì, sì, ecco Gesù. Sicuro? Sì. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! È iniziato a gridare contro tutto quello che la gente poteva pensare. Non gli importava nulla di quello che la gente stava dicendo, stava pensando. Lui pensava soltanto: io fino ad ora non ho mai sentito la voce di quest'uomo, io non riesco a realizzare quello che stanno dicendo, quello che stanno vivendo, sembrano così tanti folli che corrono, eppure gente che vede. Quindi se questa gente che vede ha riconosciuto in quest'uomo qualcuno che è veramente importante, anch'io desidero viverlo sulla mia pelle. E ora chiudi gli occhi con me. Probabilmente Dio sta usando me in questo momento, come l'amico di Bartimeo. Forse sei qui per la prima volta, forse credi, forse non credi. E io ti dico: eccolo, lui sta passando. Cosa farai? Ti assicuro che lui sta passando. E tu cosa farai? Solo per non distrarti, non perché chiudendo gli occhi Dio possa parlarti di più. Ed inizia proprio a dirgli: Dio, io voglio sentire la mia voce, la tua voce. Voglio sentirti stasera. Dio, ho qualcosa di speciale per te stasera. Veramente di particolare per te.
Stasera Dio vuole fare un'opera particolare nella tua vita. Vuole rinnovare quella sensibilità che forse nel tempo è andata ad affievolirsi. Che forse i problemi hanno portato a spegnere. La lampada di molti probabilmente si sta spegnendo e Dio ti sta dicendo: prima dell'alba, vieni da me. Vieni da me. Non c'è cosa più importante, ragazzi, che ascoltare la voce di Dio. Gli uomini possono deludere, possono andare via, possono abbandonare, ma l'unica persona che non abbandona mai e l'unica persona che non ti abbandonerà, l'unica, è Dio. Come Carolina, che ha deciso di ascoltare e seguire solo una voce. Qual è la voce che sentirai stasera? Qual è la strada che prenderai stasera? Probabilmente è serata di svolta per molti di voi. Quale voce sceglierai di servire? Quale voce sceglierai di seguire stasera? Sentire la voce di Dio è più che un'emozione. La senti dentro al tuo cuore quando stai facendo qualcosa di sbagliato e tu sai che è sbagliato. È Dio che ti sta parlando. La senti quando hai capito che hai sbagliato. È Dio lì che ti dice: dai forza, rialzati. Mentre dall'altra parte qualcuno ti condanna. La voce di Dio è l'altra, quella che ti dice: dai forza, rialzati. E stasera magari ti stai dicendo: dai forza, rialzati, rialzati. Non puoi perdere tempo per stare per terra, rialzati, rialzati, rialzati. Io desidero rinnovare stasera un nuovo patto con te, perché voglio parlare con te. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, tu stai ascoltando la sua voce, ma dopo aver ascoltato la sua voce dovrai aprire la porta. E Dio dice: io cenerò con lui e lui con me. Non poteva dire: ceneremo insieme? No, dice: io cenerò con lui e lui con me. Perché tante volte ci troviamo a cenare da soli con Dio, solo noi, perché non sentiamo Lui. E allora ci siamo noi e basta. Altre volte invece è Dio che cena con noi, perché siamo noi che non ci siamo. E Dio dice: io voglio cenare con te e tu con me. Se desideri che stasera una nuova sensibilità spirituale possa iniziare a svilupparsi nella tua vita, se stasera vuoi dire: Dio, io voglio sentirti, Dio, voglio sentirti, desidero che tu possa parlare al mio cuore, tu, non un uomo, tu possa parlare al mio cuore, vieni qui davanti, corri come ha fatto Samuele. Quando Samuele ha sentito la voce di Dio: Samuele, Dio sta chiamando molti di voi. Dio sta chiamando molti di voi. Tanti stanno ascoltando questa chiamata da parte di Dio. E se questo è quello che vuoi, se desideri risentire la voce di Dio, se desideri sentire la tua presenza come da tanto che non la senti, vieni qui davanti. Vieni qui davanti, insieme saremo solo al trono di Dio. Sarà Lui a parlarti. Questo è un passo che tu devi fare per Lui. Stasera nessuno pregherà per te, ma se senti Dio che ti sta chiamando, se senti Dio che ti sta chiamando, inizia a dire: Dio, parla, perché il tuo servo ascolta.
Dio, voglio seguire te. A volte ho paura di seguire altri amici. A volte ho paura di ricadere nelle cose da cui sono uscito. Dio, a volte ho paura perché nel momento in cui sento due voci ho paura di non scegliere la tua. Aiutami. Corri qui davanti stasera ed inizia a dire: Dio, aiutami, io voglio seguire la tua voce. Voglio sentire solo la tua voce, la voce di nessun altro. La voce di nessun altro, Dio. La voce di nessun altro. E ora ti chiedo di prenderti questo momento e che possa essere il momento più bello della tua giornata, il momento più bello della tua settimana, che possa essere uno dei momenti più belli della tua vita, il momento in cui la voce di Dio inizierà a sussurrare al tuo cuore. Non lo so come Dio ti parlerà, forse ti darà una visione, forse ti farà sentire qualcosa nel cuore, forse sentirai un abbraccio attorno alla tua vita, forse ti sentirai amato, forse improvvisamente non ti sentirai più giudicato, forse all'improvviso ti sentirai felice, come se tutti i pesi che avevi addosso fossero andati via. Non lo so cosa succederà, ma io dichiaro che qualcosa di sovrannaturale succederà stasera nella tua vita. Questo è quello che dichiaro, perché non per potenza, per nessun'altra persona, ma per opera dello Spirito Santo, tu sentirai la presenza di Dio, la sua voce stasera. Yeah.
sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere, da te, da te, Gesù. Arrenditi a Lui stasera. Arrenditi a Lui. Dipendere da Lui significa non dipendere da nessun'altra cosa. Dipendere da Lui significa non dipendere dal naturale delle cose, ma credere nel sovrannaturale del Suo intervento. E credimi, vale la pena servire Dio, perché tu puoi usufruire del sovrannaturale del Suo intervento. A volte non riconosciamo che Dio è così potente nella nostra vita da poter davvero mettere sotto sopra la nostra vita e la vita delle persone che sono al nostro fianco. Non dire stasera Dio parlami. Stasera il messaggio non è Dio parlami. Stasera è Dio che ti sta dicendo ti prego, ascoltami. Non chiedere a Dio di parlarti, Dio ti ha già parlato. Tu sai quello che devi abbandonare. Non c'è bisogno che qualche profeta te lo dica in questo momento. Tu conosci molto bene quello che ha ferito il tuo cuore. Tu sai che stai soffrendo perché quella persona ti ha abbandonato. Tu sai che cambieresti la tua vita con un'altra molto velocemente. E Dio ti sta dicendo, ascoltami. Tu sai che stai vivendo una vita cristiana di facciata. Tu sai che dentro di te in realtà la lampada si sta spegnendo. E Dio ti sta dicendo, ascoltami. Dio vuole parlare al tuo cuore ora, e Dio inizierà a parlare, sta già parlando a molti di voi dicendo cose intime che solo il vostro cuore, solo tu puoi sapere. Dio è un Dio delicato e si accena solo con te, non vuol far sapere le tue cose o i tuoi problemi, perché sa che prima che vengano fuori Lui potrà risolvere e potrà calmare quella tempesta che c'è nel cuore di molti di voi. Dio è qui per alleggerirti, Dio è qui per salvarti, che tu ci creda o no, Lui è qui per salvarti. Ascoltalo stasera, Lui ti sta parlando, Lui ti sta parlando. Ascolta solo Lui, Spirito Santo. Lui sta guarendo il tuo cuore. Lui ti sta perdonando. Lui ti sta facendo piangere ora.
perché tu possa essere completamente libero. Ascoltalo. Chiedi sentire se non sentire nessun altro, ascolta lui. Isolati con Lui in questo momento. Anche se dovesse arrivare qualcuno, isolati con Lui e ascolta la sua voce. Ascolta la sua voce, sei tu e Dio. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Avvicinando a te e ti sta dicendo ecco. Quando Samuele rispose, Dio ha detto questo: ecco, io sto per fare in te una cosa tale che chi la udrà ne avrà intonate tutte e due gli orecchi. Dio ti sta dicendo io sto per fare una cosa in te, e quando la gente sentirà e vedrà quello che io sto iniziando a fare per la tua vita, rimarrà così scioccata che non potrà fare altro che dare gloria a me. Molti stanno pensando no, di me è impossibile. Sì, di te. Ascoltalo, non controbattere. Questa non è la serata per controbattere. Questa non è la serata in cui Dio è interessato alla tua opinione. Forse in un altro momento. Ma in questo momento preoccupati solo della sua opinione, non della mia, non della tua, della sua opinione. Permetti che Dio ti dica, sai, questa parte del tuo carattere deve cambiare. Tante volte Dio lo dice a me. Ascoltalo. Sai, punto, questa parte del tuo carattere deve cambiare. A volte ferisci. Sai, no, è meglio che tu fai in questo modo, perché in questo modo tu puoi cambiare. Magari ti sta dicendo, forza, rialzati, io credo in te. Ah, ma nessuno crede in me. Non importa. A me non interessa. Sei più interessato all'opinione degli altri o alla mia? Dio sta parlando al tuo cuore. Dio sta parlando a tanti cuori che sono seduti. Anzi, io credo che Dio sta parlando a tanti cuori che non sono qui davanti. Tanti sono qui, sono seduti e hanno paura. Paura che non succeda nulla. Paura che poi io non senta nulla. Ama. Sai cosa devi fare ora? Ama. Preoccupati di lui. Amalo. L'amore toglie via la paura. Amalo. 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 Amalo, alza le tue mani, inizia a dire Dio io ti amo, Dio io ti amo, Dio perdonami per tutte le volte che sono così interessato alla tua mano, che sono così interessato al tuo braccio, che mi dimentico di amarti. Dio perdonami, dillo della tua vita, Dio perdonami, perdonami, io voglio te. Io non voglio la risposta per il mio lavoro, io non voglio la risposta per quella situazione difficile, io non voglio la guarigione, io voglio te, perché è in te che io ho tutte queste cose. Cerca lui stasera, non cercare risposte, cerca lui, inizia a dire Dio perdonami, io voglio te Spirito Santo. Io voglio te, Spirito Santo.
Spirito Santo, apri la tua bocca ed inizia a dire: Dio, desidero te, Dio, voglio te, voglio te. Impara a sentirti, impara a credere in quello che tu stesso stai dicendo. Apri la tua bocca. Alcuni non credono neanche a quello che loro stessi dicono. Inizia ad aprire la tua bocca ed inizia a dire: Dio, io credo in te. Io credo in te, Spirito Santo. Io credo in te, Dio. Ti prego, voglio te, Dio. Io voglio te, Dio. Io voglio te, io voglio te. Spirito Santo, Spirito Santo. Aprendo le sue porte stasera. Apri la tua però. Apri la tua però. Apri la tua e lascia entrare quest'acqua. Dio ti sta dicendo: io sono qui e ho aperto la mia porta. Ma serve che anche tu possa aprire la tua porta, perché la mia acqua possa inondarti. Alleluia. Voglio dirvi questo: amate questa, questa è la parola di Dio. Siamo abituati a chiamarla la parola di Dio, la parola di Dio. Vuoi sentire la sua voce? La leggi? Sai perché ti dico questo?
Perché se non leggi questa, non aspettarti che dopo questa preghiera succeda un incantesimo. È questa la voce di Dio. E Lui ti parlerà anche in altri modi, userà altre modalità, userà altri canali. Ma prima di usarne altri, usa il primo. Questa. Io non lo so se la leggi o non la leggi. Non sono qui per chiederti questo. Ma io ti prego, amala, leggila, parla col tuo mentore, fai in modo che tu possa avere un piano di crescita personale, un piano di lettura, ma non per avere il piano di lettura, non per avere quei 3, 4, 1, 2 capitoli al giorno. Amala, se vuoi sentire la voce di Dio, tuffati nella sua parola, tuffati, è solo questa che ti darà e ti dirà la verità. Non puoi sentire la sua voce se non ami la sua parola. Non puoi sentire la sua voce se non ami sentire la sua voce. Questo è il consiglio che posso darvi alla fine di questa serata. Amala, amate la parola di Dio. Amatela, leggetela, prendetevi un Nuovo Testamento, portatevelo in tasca, usate l'iPhone. Perdiamo tanto tempo dietro ai social network o ad altre cose, che a volte pretendiamo di sentire la voce di Dio e poi non siamo noi stessi che in realtà non desideriamo sentire la voce di Dio. Amala, amala stasera. Prendi un impegno serio. Sai cosa significa aprire la porta? Aprire la porta significa prendere un impegno serio con Dio. Quando vi è mai capitato che avete ospiti e suonano e ancora non è pronto e tu li lasci aspettare fuori? Arrivo! E inizia a preparare tutto, perché è tutto quanto sotto sopra, magari devi mettere quello nel forno, oppure arriva il tuo discepolo per fare il one to one, mamma mia, devi sistemare tutto quanto. Ecco, nel momento in cui tu apri la porta, ti assumi le responsabilità di tutto quello che c'è dentro. Ti do un consiglio stasera, riprendendo la predica dello scorso sabato: non aspettare che sia tutto in ordine per farlo entrare. Fallo entrare ora, stasera, e metti in ordine con Lui. Lui è meraviglioso. Stasera ti sta dicendo: mettiamo in ordine insieme e poi ceniamo insieme. Oh, l'uomo delle pulizie. E ti assicuro che come Lui fa le pulizie, non le fa nessuno. Ti farà brillare casa. Amen.